Assalto in via Vittorio Emanuele, nel centro di Catania, a pochi passi da Piazza Duomo, dove stamani tre banditi, tra cui una donna, hanno tentato il colpo in una gioielleria. Durante le fasi concitate dell'irruzione è rimasto ferito il figlio del proprietario della gioielleria, che pare sia caduto accidentalmente, forse in seguito ad una colluttazione. Il sangue, sparso nel negozio, ha fatto pensare inizialmente ad una sparatoria, anche perché non è escluso che la banda possa aver adoperato una pistola caricata a salve ed esploso dei colpi. Abbiamo sentito, ripeto, il padre del ragazzo che è uscito chiedendo aiuto, e poi da lì si è capito quello che più o meno che era successo. Ecco. Il ferito è uscito poco dopo con una vistosa medicazione alla testa ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Garibaldi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti che provenivano da Piazza Duomo e dalla questura che si trova nelle vicinanze. È tanta, tuttavia, la paura tra gli esercenti della zona. Un mestiere purtroppo oggi molto pericoloso, dove sono più i rischi che altro.